Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Nella malizia. We hadn't talked in ages. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore, Ray Heffernan. E la prima domanda più spontanea che viene: se dovessi descrivere oggi chi è Ray, per chi non ti conosce, ma pochi non ti conoscono, come lo descriveresti? Ray Heffernan è un songwriter, è un chansonnier, si direbbe in Francia. Ho sempre amato lavorare con la canzone. Quando ero giovane nei gruppi a Dublino e poi in Francia in musicoterapia, poi tornando a Dublino nell'industria della musica e adesso nell'istruzione, insegno le lingue e sempre con la canzone. Allora mi piace intitolarmi chansonnier, canzoniere, qualcuno che lavora nell'artigianato della canzone. Mi piace pensarmi così. E a questo punto, prima pausa, parliamo un attimo dell'ultimo brano che è nato, ma il respiro deve essere libero. È un po' difficile pensare un respiro libero, anche se poi spontaneamente noi respiriamo. Sì, ma ogni tanto ci riteniamo, no? Teniamo il respiro, provando di controllare questo ritmo naturale di respirare, e ogni tanto proviamo di forse cambiare il nostro respiro e dobbiamo ricordarci che siamo qui solo per la lunghezza o il tempo di un respiro a livello, al tempo universale, voglio dire. E questa canzone è questa. Questi liberi respiri che vengono e che vanno sono le amicizie e le vite che incontriamo, penso. E per la mia parte, perché il titolo è Liberi Respiri, And the Silence in Between, mi affascina questo silenzio tra i respiri, tra quando l'immagine che uso è tipo Instagram. Ogni tanto mettiamo una foto su che diventa un respiro, un'espressione, e poi un altro 2 mesi dopo un'altra foto, e non parliamo mai del silenzio in mezzo, no? The silence in between. Allora sì, siamo liberi respiri, però dobbiamo ascoltare più questo silenzio tra i respiri, secondo me. Passare da un angelo a un dio greco, Eros, è un pochettino un po' complesso questo passaggio musicale, che poi è importante alla fine, e ha dato e dà tanta gioia e tante soddisfazioni. Sì, ma penso che tutto, come per Liberi Respiri, con tutte le canzoni che ho scritto, ogni canzone ha la sua energia, ogni canzone ha la sua storia, la sua strada. Allora sì, che ci porta sui grandi palchi di Europa o in piccola stanza con 20-30 persone, le canzoni hanno loro piccola, non lo so, piccola vita, piccola strada da vivere. Io vivo seguendo queste energie delle canzoni e con Stefano Attuario questa strada è proprio all'inizio, e poi con Angels o con Ramazzotti sono altre storie, però belle. Mi considero molto fortunato di avere vissuto tantissime storie così. Che cosa ci racconti, visto che abbiamo citato Angel, che Sì. cosa ci racconti di quel periodo, anche perché è un periodo giovanile, quindi Sì. inesperienza, però trovarsi comunque un brano, un testo che è importante, molto rilevante, e poi sentirlo cantare comunque vada a livello mondiale, un pochettino è un po' la bandiera di quest'artista. Che Sì. sensazione provi, nonostante pochi risultati, diciamo, economici?
No, sì, no, per anni era un po' questa la mia distrazione, questa sensazione di ingiustizia che lui vada ovunque a cantare questa canzone e non vengo proprio riconosciuto. Però questo è solo ego, è solo, sai, voglio essere riconosciuto per il lavoro che ho fatto e ego, e trattenere questo respiro. Invece lasciandolo andare, realizzo che la musica appartiene all'ascoltatore, no? Dopo un po' l'scrittore si sì, fa la canzone e poi si spera che risuona nella vita di un altro, nell'esperienza di un altro o di un altro ascoltatore. Si spera, e quando hai questo ritorno di energia, quando il pubblico canta il tuo ritornello, è come il cerchio è completo, no? Tu hai sentito questa melodia, io ho sentito questa melodia, ho sentito queste parole, vissute queste parole in silenzio e poi mi ritorna cantato. Mi capisci? È proprio una sensazione profonda. E spesso, anche quando sono tipo, canto una canzone, sono 5.000 persone che cantano il ritornello che ho fatto, spesso mi sento un po' osservatore della cosa, no? Invece di essere presente, c'è un dialogo interno che ti porta a osservare la cosa, no? Completa così. Che sì, però onestamente ho sempre detto che sia soldi o che sia grandi palchi o non lo so, belle case, sono distrazioni. E per un periodo nella musica era tutto questo. Invece, penso che la sola cosa che conta in scrivere canzoni è quel ritorno di energia. L'hai sentito in silenzio, l'hai pronunciato e adesso ti si canta in ritorno. È proprio una cosa bellissima. Poi hai citato appunto il suonare dal vivo e una parte già hai risposto, perché qual è la sensazione che effettivamente provi quando davanti c'è tanta gente, può essere 10 come può essere 5.000, hai detto, ma inizialmente senti quel silenzio, che poi a volte quel silenzio che parla perché è carico di energia, ma poi si emoziona, piange, ride, balla. E tu stai sul palco e senti involontariamente, perché sei concentrato, però senti involontariamente tutta quell'onda che ti arriva addosso. Qual è la tua sensazione a quel punto? Ma stranamente sì, era solo dopo Covid che veramente ho realizzato questa magia che c'è con la musica dal vivo, perché quando suonavamo prima era per scontato, sì, il pubblico ti fa l'applauso alla fine della canzone e c'è gente e tutto, però Covid ci ha fatto ristudiare questa cosa. E ho visto tantissimi concerti online dei miei amici in Irlanda o in Francia, in Inghilterra. Guardavo i concerti, però quando non hai la gente davanti è freddo, è solo in telecamera, non puoi veramente trasmettere perché siamo vibrazioni, no? E poi dopo Covid sono uscito a suonare solo da solo in un bellissimo giardino di estate sul Lago d'Orta, non so se conosci, bellissimo posto. Sì, allora facevo una canzone, non mi ricordo, ho fatto un pezzo forse strumentale e si è partito un applauso da qualche parte nel pubblico, un applauso spontaneo così. Ho realizzato, questo, c'è anche questo, che la gente, anche con la musica, un momento durante la serata ti fa connettere con qualcuno e poi c'è questa onda di applauso proprio che scalda la canzone e così l'artigianato della canzone che dicevo prima si completa, no? Perché posso fare le canzoni a casa tutta la vita, se non ho la gente davanti non è completa, non riesce veramente a arrivare, no? Penso, però è una bellissima domanda e anche quando
Quando sei, e sì, quando suonavo in 2012-13, eravamo 12 sul palco. Allora devi rimanere proprio concentrato, che gli archi fanno loro cose, devi essere presente. Però mi ricordo un momento che ero proprio, sai, la musica arriva e non puoi sbagliare. Sembra che ci sia questa cosa che va attraverso di te, sì, è la mia grande ricerca della vita. Quando nasce questo di fare il duetto per l'ultimo brano Liberi Spiriti? Quando nasce questa idea di fare questo duo, ma soprattutto perché c'è il doppia lingua, chiaramente in inglese e in italiano, e come nasce questa idea? Poi alla fine per poter poi giungere a questo risultato che è un bel risultato. Sì, no, siamo veramente contenti del risultato. Ho incontrato Stefano, non so se hai incontrato Stefano, è uno di questi ragazzi che sorride alla vita. Allora, per forza c'è gente attorno di lui che sorridono alla vita perché attira questa gente, no? E ci siamo incontrati a Sanremo. Io facevo parte della giuria per Sanremo Rock. E lui era venuto in stazione a prendermi gentilmente, e in macchina è venuto a prendermi. E subito abbiamo trovato un'amicizia, sai, abbiamo più o meno la stessa età, stesse influenze musicali, parlavamo di musica subito. E poi mi diceva che lui aveva il suo band, che non era molto contento della direzione. Ho detto, ma perché non scrivi i tuoi testi e fai il tuo album? E l'ha fatto, e poi mi ha detto: ma perché non facciamo uno insieme? E cercavamo la canzone giusta. Poi mi ha chiamato, mi ha mandato una registrazione di questa canzone, Liberi Respiri, e mi ha raccontato il contenuto. E ho detto: ma anch'io ho vissuto una storia così. Abbiamo messo insieme. Poi lui mi ha presentato a Lori Moratti, che ha fatto il video. Prima Max Zanotti in studio. Che è un grandissimo musicista, con umiltà e con grazia e con proprio un gusto bellissimo, ha riprodotto le emozioni. E poi Lori Moratti per il video. Allora, come dicevo, Stefano si circonda di gente che è creativa, umile, e sono onorato di farne parte di questa squadra, perché il risultato, penso, dimostra il cuore che abbiamo tutti messo. Ci racconti del videoclip qualcosa di particolare? Co come ti sei trovato davanti alla telecamera a fare il videoclip? Ma la canzone è un po', ok, è un po' dark come tema, ok? Allora, perché Stefano mi raccontava del suo cugino o amico che si era tolto la vita. Io ho detto: ma anch'io ho un amico che durante il Covid si è tolto la vita. Allora ci siamo chiesti: ma allora quanti uomini della nostra età hanno un amico così, no? E soprattutto per me, tanti musicisti che vedono questo come risposta, non lo so, una soluzione a un problema, perché forse sono grandi artisti che sono glorificati e hanno scelto questo gesto per finire la vita. Allora, parlavamo di questa cosa sapendo che è un argomento molto fragile, molto è un campo di miniera. Non vogliamo offendere, nascondiamo le parole attorno di questo argomento del suicidio, quando la realtà è che a una certa età arriva un buio su un uomo ogni tanto, e non abbiamo il forum dove esprimersi, dove dire: ragazzi, mi sento fragile oggi, mi sento un po'. Perché per ogni tanto dimostrare la sua propria vulnerabilità è la cosa più coraggiosa da fare, no? E non abbiamo la possibilità di esprimere questa cosa. Allora parliamo di questo nella canzone, e Lori ha messo il video come due amici che ci incontriamo tipo alla fine, perdendo un amico e confrontando
il lutto che condividiamo, invece di vivere il lutto di imbarazzo un po' nascosto, viviamo questo lutto insieme con tenerezza e con rabbia. E racconta un po' questo. Lori descriverebbe meglio sicuramente il video e Stefano sicuramente il testo in italiano, però l'ho vissuto io così e penso che ha catturato questo feeling e sì, sono veramente contento, siamo veramente contenti delle reazioni della gente per un argomento così tabù, che la gente risponda così con calore e con anch'io ho vissuto e con parole veramente calde. Nella realizzazione delle tue canzoni, parlando del tuo stile di lavoro, le canzoni sono un po' più una sensazione di vita ipotetica, oppure è necessariamente immischiata in una mente reale, o è soltanto un'espressione dell'anima? Wow. Ma guarda, Pietro, è da così tanto che scrivo canzoni che sono diventate il mio filtro tramite il quale guardo il mondo, no? Come vivo, perché vivo una cosa, un'esperienza o noto una storia o qualcosa, faccio la canzone e poi ascoltando la canzone capisco cosa ho vissuto. Allora, sono diventati per me così. Allora sì, è un'espressione ormai non troppo spirituale, però è il mio modo come confrontarmi con la vita, no? Adoro questo superpower di poter prendere il momento, prendere una piccola foto, poi forse non ho capito, allora uso le parole che ho, la poesia in me per esprimerlo e poi ascolto e nell'ascolto c'è la guarigione, o c'è la soluzione della cosa che cercavo. Penso. Allora sono diventati proprio fondamentale per me nel mio modo di vivere. Nella tua musica c'è tanta influenza di tanti generi, perché non il rock è la base, poi in realtà c'è un'influenza anche perché tu vieni da un mondo dove si sono incontrati dai Simple Mind a Connor, agli U2, però tu un pochettino quel periodo irlandese, un pochettino di dura lotta, c'è ancora nel periodo, è rimasto nel cuore e soprattutto nella musica. Sì, e devi ricordarti che io sono cresciuto a Dublino negli anni 80, quando U2 era il gruppo più grande del mondo, no? Loro erano on the main stage di ogni festival nel mondo, c'era U2 e Bono era da due strade da me, lui veniva da 10 minuti da casa mia, no? Allora, quando è così e cresci vedendo uno tuo membro della tua tribù così con successo, allora credi che anche te puoi fare questa cosa. Allora la musica era veramente una scelta, una possibilità, perché c'era tanta attenzione, sì, come dici te, Sinead O'Connor, The Cranberries, U2, anche Gilbert O'Sullivan, se andiamo indietro, le canzoni escono dall'Irlanda. Per una piccola isola, l'influenza che ha sul mercato della musica è enorme. E io credo che anche come siamo cresciuti in Irlanda, è la musica che ci insegna tutto, la storia, la filosofia, anche la geografia, come dici te, in questo nord e south si parla, si canta di queste cose. E poi un giorno, vedendo tutti i zii e tutte le zie con gli strumenti a tavola,
un giorno ti danno la birra in mano, e 13, 14 anni danno la birra in mano e suona la, e ti danno la chitarra e devi suonare. Allora aggiungi al tribù, ti aggiungi cantando, cercando armonia, a cantare con gli adulti per, allora diventa una cosa, un rito di passaggio la musica, no? Allora è molto profondo in tutti noi irlandesi. E vogliamo cantare le canzoni. Dico sempre: gli inglesi bevono e cercano la rissa, gli irlandesi bevono e cercano la canta, vogliono cantare. Ok, allora noi arriviamo con le canzoni, nostra bandiera, nostro simbolo nazionale, strumento musicale. Allora, nostra bandiera è musica. E, è molto profondo in me questo, e sono molto orgoglioso. Mi ha chiesto alla fine. All'inizio, chi è Ray Heffernan? Vedere il mio nome, Ray Heffernan, Irish songwriter, è l'orgoglio della mia vita. E tu parla, appunto, parlare di musica, musica è vita, la musica è passione, la musica è cultura, insegnamento. Tu sei passato dalla suonare soltanto a insegnare e a fare musicoterapia, che è Sì. importante, che la musica entra prepotentemente nelle persone e le fa vivere e le fa crescere. Sì. E la musica è al cuore della comunicazione, no? Ci stiamo cantando adesso, no? E questi suoni che riconosciamo, tipo il sapere, io uso spesso suono, gesto, no? In modo, soprattutto in Italia, aggiungiamo i gesti a questi noti musicali per esprimersi, no? Stessa cosa con strofa, ritornello, sapere comunicare è basato su, ok, ti canto la strofa, così il tuo ritornello e aggiungere la tua voce a questa conversazione che c'è nella canzone, no? Nella musicoterapia è molto basato su domande ritmiche e risposte ritmiche. Allora, per esempio, ti faccio una domanda, Pietro, ok? Tu sai la risposta, però non, ok, ti faccio la domanda, ok? È solo ritmico, occhio. È la risposta, giusto? Ok? Allora, questa è una cosa, è una domanda e una risposta perfetto, ok? Perché non c'è la monsogna, come si dice, the lie of language. Le parole aggiungono un livello su questo, però è un ritmo che conosciamo tutti e sappiamo la domanda e la risposta. Poi le parole possono solo confondere. Allora, se noi po possiamo tenere una comunicazione così di base, ritmica, con un bambino autistico o con qualsiasi, ormai l'autismo non è più la cosa che era negli anni 80, per esempio, sappiamo tutti vivere su questo spettro di cosa. Però se possiamo partire di questa base, che questa è la comunicazione perfetta e riconosciamo domande e risposte, allora possiamo ricreare una lingua che parliamo tutti e possiamo entrare nel capire uno e l'altro, no? Che sia il bambino acustico o l'educatore, c'è uno scambio di comunicazione. E sì, allora ero molto affascinato a questo, ci ho lavorato un sacco, anche oggi insegnando le lingue. Con le canzoni, la stessa cosa, usiamo un po' le stesse basi con leggermente più complicazioni. E tornando un periodo sul momento del live, scendendo dal palco, comunque dal piccolo palco, che poi abbiamo detto che può essere enorme come può essere piccolo, incontrando le persone avanti che ti guardano e con il loro sorriso degli occhi, perché a volte non esprimono neanche una domanda, però hanno quegli occhi brilli di gioia.
e tu li guardi, li sorridi, si fa il selfie, ma comunque gli dai una risposta minima che li rendi felici. Quale sensazione proprio? Vedendo i loro aspetti, soprattutto i loro occhi che parlano. Sì, è sempre commovente, è sempre... Onestamente sono, essendo irlandese, sono proprio, non sono bravo a ricevere i complimenti, sono sempre, ti spiego, se non se sento gli applausi, non devo considerare i critici, no? Perché diciamo che quando qualcuno usa le parole un po' brutte per criticarti, può fare male e può cambiare il rapporto con la canzone, con l'opera d'arte. Stessa cosa con gli applausi, o come dici te, anche le parole gentile. Però se li considera grazie mille, che sia negativa o positiva, grazie mille del feedback. Per me è più bello per la mia salute mentale, perché anche i complimenti sono pericolosi, no? Soprattutto se si entra in ego. Mi spiego male, però sono sempre stato cosciente di quanto sono arrivato. Okay? Si sente questa cosa e si vede, come dici te, nei occhi, e allora questo mi basta per quando la gente è proprio commossa e vuole incontrarmi, vuole fare il selfie. Non sono mai stato bravo a questa parte dello show. So che si deve fare, ma preferisco dopo la performance ritrovarmi e andare avanti. Preferisci nella realizzazione dei tuoi testi, preferisci essere più prolisso, come nel classico italiano, oppure chiaramente nella tua lingua base, che è l'inglese, essere un po' più sintetico, un po' più, non diciamo grezzo, ma molto, molto stretto. Se ho capito la domanda, scrivere in italiano o in inglese, questa è la Ma ti domanda? piace più che altro i testi lunghi, prolissi, con tante parole, oppure essere un po' più, come appunto nell'inglese, essere un po' più sintetici? Onestamente, sì, hai ragione. C'è un modo di scrivere molto diverso in Italia che in italiano che in inglese. In italiano, sì, è il suono delle parole, la cadenza delle parole che si sfrutta molto di più. E non sono molto bravo a questo. Ti dico onestamente, ho fatto un CD di 5 canzoni in italiano in 2014-2015. Perché volevo farlo, volevo, sai, fare queste canzoni in italiano, però i miei amici mi dicevano: Ray, non farlo perché il tuo accento è troppo una distrazione all'orecchio italiano, perché per me sera e guerra fanno rima, no? Sera e guerra, quando all'orecchio italiano se dico guerra, tu stai dicendo no, no, è guerra, hai sbagliato lì, no? Però ho detto no, voglio fare, e loro hanno detto: Ray, non farlo perché è troppo una distrazione. Ho detto no, voglio fare, l'ho fatto, l'ho finito, adesso non riesco neanche ad ascoltare perché è troppo una distrazione l'accento che avevo per le canzoni. Che però sono contento di aver fatto, non è che come artista sono obbligato a fare solo belle cose, volevo farlo, l'ho fatto. Però io sono sempre stato fan di Leonard Cohen. No, Leonard Cohen, quando lui usa pochissime parole per trasmettere una profondezza enorme, no? Proprio con qualche parole riesce a fare riferimento a forse la mitologia greca o un riferimento alla Bibbia e come arriva a risolvere le sue poesie di un'arte. E capisco, lui faceva le canzoni per 12 anni e si sente che ogni parola è curato e adoro questo.
Allora lo chiamo intricate simplicity. Intricate simplicity, la semplicità intrigato, una cosa per renderla semplice c'è un mondo dietro, mi capisci? Intricate simplicity. Adoro questo modo di scrivere e spero di arrivarci un giorno. L'ultima curiosità, la musica è cambiata perché sono cambiati anche i tipi di ascolto, i giovani sono cambiati, non esiste, cioè parliamo di cambiamenti, però la musica è in evoluzione. Siamo partiti da una bastocca di legno che suonava su una pietra e adesso abbiamo tanti strumenti. Però secondo te quando è cambiato e se un po' questa evoluzione ha dato un po' miglioria alla musica oppure è rimasta stabile? No, hai ragione, la musica è molto cambiata. Forse di meglio, non lo so, quando crescevo io era il concerto che faceva la pubblicità per il nuovo album. Adesso è l'album su Spotify che deve fare la pubblicità per il concerto. Si spera che la gente venga al concerto, no? Penso che sia così. Recentemente ho realizzato che non so fare, non saprei fare un album e farlo uscire con i nuovi mezzi, con le piattaforme, con queste cose. È proprio diverso e non saprei fare. Posso registrare un nuovo album e voglio fare un vinile, però... Puoi pubblicare, fare la pubblicità su Instagram o su TikTok quando hai 7 secondi per raccontare la storia di una vita. E deve essere proprio difficile per i giovani artisti adesso per già farsi sentire sopra la folla che c'è, perché si lamenta spesso dei casi di dischi, però almeno i casi di dischi servivano come filtro a tutto questo, che sceglievano qualcosa di questo genere per produrre, però adesso non c'è più questo filtro. Allora c'è canzoni ovunque, anche mezze idee arrivano su Spotify quando non c'è il filtro, non c'è nessuno che le ritiene. Adoro che sia ancora la voglia di scrivere, però ci vuole un po' di esperienza per ritenere un po' non lo so, tipo i cowboy che portano la musica nella valle, non lo so. Ma anche questo, sì, la musica è molto cambiata e forse è meglio. Sicuramente ogni generazione si lamenta di quello che arriva. Allora, sicuramente tanto la musica sopravviverà. A questo punto noi tanto ti ringraziamo per essere stato ospite. È stato un onore. E ci manca una sola cosa finale, semplice. I saluti finali. Sì, allora sì, ma non lo so, saluto ovviamente Stefano Attuari che mi ha portato in questa nuova strada con le canzoni, sua moglie Silvana. Saluto anche Max e Lori che hanno lavorato e Miriam che hanno lavorato sul video. È stato veramente un onore e sono veramente curioso di vedere dove si va a finire. Spero che gli ascoltatori, the viewers and everybody watching vanno a guardare il video perché merita una visione e se può provocare una discussione su questo buio del quale parliamo, sarebbe un lavoro ben fatto. E ringrazio anche te, Pietro, di avermi ospitato oggi. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Nella malizia. We hadn't talked in ages.